Come aveva preannunciato il vicepresidente del Consiglio dei Ministri, ministro degli esteri Antonio Tajani, Brindisi è stata confermata come sede della riunione tra i ministri di Italia, Macedonia del Nord, Albania e Bulgaria. Brindisi torna finalmente al centro della politica nazionale e in questo caso internazionale. Si appresta ad ospitare il prossimo 27 luglio presso il Castello Federiciano la riunione dei ministri degli esteri di Italia, Albania, Bulgaria e Macedonia del Nord. L'evento è compreso nell'ambito di un'iniziativa volta a rafforzare il coordinamento tra i paesi attraversati dal corridoio paneuropeo ottavo, un'infrastruttura strategica tra il mare Adriatico e il Mar Nero. L'incontro rappresenta una piattaforma ideale per rafforzare il dialogo politico. La sessione plenaria di lavori verterà prevalentemente su integrazione e cooperazione, fondamentale nella scelta del territorio per il vertice, l'impegno del deputato Mauro Dattis che rimarca l'importanza di eventi come questo. Si consacra l'idea che viene proposta dalla Commissione europea di attuare e attivare il vecchio, come veniva definito, corridoio 8, il corridoio di collegamento tra l'Italia e l'est, passando da Brindisi, andando in Albania, Macedonia del Nord e Bulgaria. Per noi è importantissima non solo la riunione a Brindisi, ma è importantissima questa scelta perché questa scelta ci permetterà di ottenere e candidarci anche a finanziamenti per le infrastrutture direttamente ottenuti dalla Unione Europea. Quindi potrebbe portare ulteriori benefici su porto o comunque sulle infrastrutture del territorio. Beh, guardate, intanto dobbiamo essere fieri di Brindisi perché è una sede naturale di questi incontri. Dobbiamo ricominciare ad abituarci che Brindisi deve avere l'importanza che ha avuto anche in passato.